Valentin, Valentin, guarda come fa con la bocca, guarda. Lo fai morire, Eduard. Vedi come fa. Perché non respiri con la bocca? Rimettilo subito nella vasca. No! Dammelo qua. Su, Eduard. No, non te lo do. Dammelo, fai presto. Dammelo. Perché deve morire? Poi quando è morto ti dispiace. No, non mi dispiace. Eduard, dammelo subito. No! Buongiorno, papà. Buongiorno. Non faccio colazione. Una tazza di caffè. Il corriere del capo della polizia non ha portato nulla? Non lo so. Non diceva te, parlavo con Guistar. Il corriere del capo della polizia non ha portato nulla? No, eccellenza. Che io sappia, no. Cerca di saperlo. Valentin, ti devo informare di una decisione che ho preso ieri. Sabato prossimo firmeremo il tuo contratto di nozze con Franz Depinay. Papà, ho parlato l'altro ieri sera con Franz, al ballo d'Anglars. E vi siete detti? Io non amo Franz. È un buon amico, ma niente di più. Esistono motivi morali che impediscono questo matrimonio? No, ma io pensavo che... Confermerò io allora al signor Depinay che sabato firmeremo il contratto di nozze. Papà, io non amo Franz. E neanche lui mi ama. Avremo tempo per chiarirti le idee. Sabato, qui a casa. Eccellenza, mi sono informato dal portiere. Non è arrivato nessun messaggio stamani. Bene. Per il signor procuratore di Villefort, da parte del capo della polizia. Va bene. È personale e urgente. La metto in evidenza. Così. Va bene. Signor procuratore, da parte del capo della polizia, personale ed urgente. Verrà una signora a cercarmi, la faccia passare subito. Certo. Signor Jourdain, mi controlli questo indirizzo. Chi abita, chi è, eccetera, eccetera. Prenda una carrozza e vada subito. Va bene, signor procuratore. Avverte il commissario Deron che lei è fuori per servizio, che si tenga a disposizione. Senz'altro. Thank you.
qualcuno ti ha domandato qui a palazzo? Dove eri diretti? No. No, a quest'ora del mattino, François. Hai ricevuto il mio biglietto ieri? Sì. L'ho ricevuto. Mio marito è rimasto in casa tutto il giorno. Neppure una scusa ho trovato per uscire. Ho passato una giornata a pensare a tante cose. A piangere. Lo so, François, che l'altra sera io mi sono comportata come una stupida. Ma quella stanza rossa, come se non fossero passati tutti questi anni. Come se io tutto cominciassi ora a vederlo, a sentirlo. Le nostre azioni lasciano le loro tracce, come i serpenti sulla sabbia. Per molti la sola traccia che rimane è quella delle loro lacrime. Chi ne ha, piange, ma non si esce dal rimorso. L'altra sera, quando ho rivisto la stanza, credi, io non penso mai a noi. Non ho mai voluto capire cos'era stato quel nostro incontro, quel nostro amore, tanti anni fa. L'ho voluto dimenticare. Essere madre di una creatura che mi morì appena nata, non lo voglio capire. E ora, un capriccio del caso ci riporta... No. No, Ermin. Sono convinto che non è stato un caso, ma una precisa volontà. L'altra sera, quando tu sei andata via, il conte di Montecristo volle parlare con me. Mi disse che nel giardino era stato trovato un cofanetto di legno e che dentro al cofanetto... Ha trovato il nostro piccolo! Dentro c'erano le spoglie di un neonato. Il nostro piccolo? E dov'è? Dov'è adesso? Almeno per seppellirlo. Hermin, lui non poteva trovare nulla in quel giardino. Ma come non poteva trovare? Hermin, quando quella notte io vegliai accanto a te, stava per nascere nostro figlio. E poi nacque, senza vita, senza respiro. Noi l'abbiamo creduto morto. Come l'abbiamo creduto? Io andai nel giardino. Stavo scavando la fossa. Fui colpito da un uomo. Un corso che si voleva vendicare di me, sapevo chi era. Lui mi colpì e io persi conoscenza. Al mattino tu ti sei trascinata in giardino e mi hai portato su. Ricordi? Sì, sì. Poi le nostre strade si dividono, ti perdo. Io 3 mesi in punto di morire. Il bambino non c'era più quando tu sei arrivata in giardino. No, no. Perché se l'era preso quell'uomo. Come? E perché? C'era una sola spiegazione possibile. Che lui mi volesse denunciare. Ma doveva farlo subito. Se aveva lasciato passare 3 mesi, voleva dire che il bambino era vivo. Vivo? Cominciai a riflettere. Un uomo non può andare in giro con un bambino appena nato. Mi misi a ispezionare gli orfanotrofi dei dintorni. All'ospizio dei derelitti di Saint-Geneviève mi dissero che proprio quella notte un bimbo era stato lasciato nella ruota degli esposti. Era avvolto in una coperta tagliata a metà. E c'era una cifra. N. È la mia cifra. François, è la mia cifra. Ma allora è vivo. È vivo. François, di... Avanti.
signor procuratore. Ho trovato quello che mi aveva richiesto. L'indirizzo preciso, chi è, se vuole. Lasci pure lì, poi la chiamo io. François, dov'è il nostro figlio? Dov'è? Dimmelo. Se io potessi dirtelo, ti assicuro, non so dov'è. Ieri ho messo in moto la polizia. L'unica cosa che ho saputo è che quando il bimbo aveva 6 anni, una donna venne con l'altra metà della coperta e se lo portò via. Ma perché non fai rintracciare questa donna? Chissà dove sarà. Vedremo. Però le mie ricerche possono cominciare anche in un'altra direzione. Questo conte di Montecristo, da dove viene, chi è e perché acquista la casa di Auteuil e lì mantiene intatta la stanza rossa e fa quel racconto misterioso. Ho qui un indirizzo che mi sarà utile. È quello di un abate italiano di cui so che mi posso fidare. L'abate Busoni. Signor abate, lei conosce il conte di Montecristo? Oh, sì. Molto bene. Chi è? È il figlio di un armatore di Malta. Ah. E lei sa se il nostro amico ha degli amici? La gente che lo conosce gli è amica. E nemici? Uno solo. Chi è? Un inglese, Lord Wilmore. Ah, Lord Wilmore. Lo conosce? Sì, l'ho conosciuto l'anno scorso a Londra. Ah. Ad un ricevimento. Lord Wilmore è a Parigi ora. E lei per caso ne sa l'indirizzo? La chaussée d'Antin. Signor abate, ancora una domanda, mi perdoni. Secondo lei il conte di Montecristo non è mai venuto in Francia prima di adesso? Su questo posso essere di una estrema precisione. Mai. Perché proprio per venire qui a Parigi il conte mi scrisse varie lettere. Voleva consigli, spiegazioni. Sì, sì, sì. Visto che lei è tanto amico del conte, saprebbe per quale scopo ha acquistato la casa di Auteuil? Ogni casa dovrebbe servire per abitarvi, ma... Ma in effetti penso che il conte abbia comperato quella casa con un preciso scopo: farne un ospedale per pazzi, per alienati. E sa, sul modello di ciò che ha fatto a Palermo il barone Pisani. Lo conosce? Di fama. Magnifica istituzione. Sì, sì. Avanti. Come lei mi aveva detto di ricordarle, sono le 11:30. Grazie. Mi deve scusare, ma ho un altro impegno pressante a mezzogiorno e sono costretto. Mi
deve perdonare. La prego. Signora Abate, la ringrazio per la sua cortesia. Di nulla. Sì, immagini. Signor Conte, la carrozza è pronta. Presto a casa. Danglars sarà già in attesa. Perdoni, barone, ma era qualche mese che non vedevo l'abate Busoni. La prego, sediamoci. Ordino del tè cinese. È amaro ma salutare. Il tè. Barone, la vedo pensieroso. Un capitalista preoccupato vale, a detta di popolo, una cometa. Porta sempre malanni. Sì. Da qualche tempo non faccio che prendere rovesci da ogni parte. Ma no. L'ultimo 3 giorni fa, l'affare dei titoli spagnoli, la falsa notizia della fuga del re di Spagna. Ho letto sui giornali quella smentita al dispaccio telegrafico. Per ora ci ho rimesso 1.300.000 franchi, uno sull'altro. E già stamattina un'altra notizia, da Milano. La banca di Jacopo Manfredi è fallita. Le notizie che avevo ricevuto dall'Italia mi avevano messo in sospetto. Io avevo ritirato tutti i miei fondi. Complimenti. Grazie. Conte, il motivo della mia visita è un altro. È legato al suo amico Cavalcanti. Cosa posso fare per lui? Se Cavalcanti ha una rendita sulla sua banca, come credo, pagargliela puntualmente ogni mese. Sì, sì, questo sì. Ma il maggiore Cavalcanti mi accennava a un altro affare. Sì. Sì, l'impiego dei suoi 4 milioni di franchi oro, un credito che gli ha in Italia. E su quale banca è aperto questo credito? Sulla banca Fenzi. La migliore di Firenze. Ah, sì? Allora lei mi assicura che il credito di Cavalcanti è ben fondato? Darei al maggiore 10 milioni sulla sua sola firma, caro barone. Stupendo. Il maggiore Cavalcanti mi dava l'impressione di essere un vecchio militare che avesse delle rendite e niente altro. Ma ora, gli italiani, cosa vuole, sono dei gran provinciali. Questo non si può certo dire di lei, signor Conte. Anch'io sono un provinciale. No. Non sono nato a Parigi. Ecco. Il giovane Andrea, però, mi sembra migliore del padre. In un certo senso. Ah.
squisito. Fra gli italiani abbienti, mi dicono, non sono ben visti i matrimoni con donne straniere, vero? In genere sì. Ma Cavalcanti è un originale. Ed io credo proprio che lui abbia permesso che suo figlio si stabilisse a Parigi per accasarlo con qualche gentile signorina straniera. Ah sì? No, grazie. E perché? Perché? Vorrà qualche principessa per Viale. Le stravaganze latine, il colore esotico. Magari una regina dell'Eldorado. Ma lei, barone, vuole proprio far sposare il nostro piccolo Andrea a tutti i costi? Non sarebbe un cattivo affare. E io, conte, sono un affarista. Non potrebbe essere con sua figlia, però. So che la signorina Eugenie è già fidanzata con Albert di Morser. Caro conte, sarebbe più giusto dire che io e Morser abbiamo qualche volta parlato di far sposare i nostri figli e niente più. Albert è un buon partito, no? Il nome che porta. Il nome? Conte, lei è un uomo con cui si può parlare. Io, anche se non sono barone dalla nascita, mi faccio chiamare Danglars, come mi chiamo. Ma il mio amico Morser... Non si chiama Morser? Mondego si chiama. Fernando Mondego. Come può essere? Il nostro Morser era un semplice soldato. Io lo conoscevo, a Marsiglia. 23 anni fa. Poi se ne andò via, prima in Spagna, poi in Oriente. E di lì è tornato con i soldi e con un titolo. Come, perché, quando... Nessuno ne ha mai saputo nulla. E allora meglio un Cavalcanti che ha 500 anni di nobiltà che un Morser che ne ha sì e no 25. L'è sorpreso. Sono poche le cose che mi sorprendono, caro barone. Penso che, messa la cosa in questi termini, sono della sua identica opinione. Ah, devo però dirle che le mie informazioni, estremamente precise sulla solidità economica dei Cavalcanti, si arrestano lì. Se lei vuole conoscere qualcosa di più sui Cavalcanti, la potrò indirizzare ad un mio... È strano dirlo. Ad un mio nemico, caro Danglars. Lord Wilmore. Lord Wilmore? Conosce? Sì! Sì, ho visto la sua firma in qualcuno dei suoi crediti, conte. Ma un nemico come, se avete relazioni di affari? Nella nostra vita privata esiste un odio mortale tra me e questo lord, ma negli affari siamo comodi l'uno all'altro. Permette. Ecco l'indirizzo. Grazie. Ed ora mi perdoni, barone, ma ho un altro appuntamento cui non posso assolutamente mancare. Potremmo continuare il nostro discorso stasera, al ballo in casa Morser. Io la prego. Arrivederci, conte. Arrivederci e grazie. Barone. Lord Wilmore. Io intendo francese, ma non parlo, non bene. Io capisco l'inglese. Lord Wilmore. So, perhaps I can speak English then. Sì. Thank you. You are very, very kind. Noi ci siamo già incontrati a Londra. And maybe we did, sir. Can I do anything for you?
Vengo subito al dunque. La mia visita ha uno scopo preciso, gliel'ho detto per lettera. Vorrei avere qualche notizia sul conte di Montecristo. And for what reason, please? Nulla di preciso. Lui ha acquistato una mia villa a Auteuil. I met him in India. It was 10 years ago. Allora lei lo conosce bene. It's not so pleasant to have to admit one knows one's worst enemy very well. Dicono che col conte lei si sia battuto a duello. 3 times. The first time he ran me through the arm. The second time he wounded me in the chest. The third. Well. Look here, sir. Vorrei sapere come vive il conte. He's a very rich man, you know. E progetti lei sa se ne abbia? He wanted to build a bathing establishment in Auteuil. Sa qualcosa di più su questa sua idea? It wasn't in itself a bad idea. Only there isn't any water in Auteuil. He spent a lot of time and money digging wells there, but they never found a drop of water. Molti pozzi. Many and many. La ringrazio per la sua cortesia. The next time, let us talk about horses. I hope we'll see you in London again. Morning, sir. Non è vero. È vero. Visto? Il povero Albert si fa prendere in giro da Eugenie. Eugenie non è la fidanzata di Albert. Lo è stata, almeno di diritto, quando i genitori sono d'accordo sul matrimonio dei figli. Non avevo proprio voglia di venire qui stasera. Sono venuta perché volevo vederti. Non ci vedremo più, Maximiliano. Valentino, perché? Perché sabato. Lasciami stare. Ma no, non ti lascio stare. Cos'hai, Valentina? Mio padre vuole che sabato si firmi il mio contratto di nozze con Franz. Agitata no, cara baronessa. Non c'è motivo di esserlo. Vuol dire, signor procuratore, che le cose stanno per avere una loro spiegazione. Evidentemente, baronessa. Sono riuscito a chiarire le mie perplessità. Suo marito. Ma pare che gli vada male tutto. È intrattabile. È la prima volta che mi succede. Danglars pagava i suoi impegni con la puntualità di un vero gentiluomo. Oggi mi ha rifiutato un assegno. A domani, mi ha detto. Questo è un segnale, è un preciso avvertimento. L'educazione dei figli al giorno d'oggi è un vero problema. Un po' come tutto. Vanno tirati su lasciando loro modo di esprimersi. Capisce cosa voglio dire, vero Marcello? Sì, certo. Se hanno un loro interesse, non bisogna impedirglielo. Anche nei giochi. Anche nei giochi, lei dice. Vede il mio piccolo Edouard. Lui dice che vuol fare il chimico. I bambini dicono sempre. Sì, è vero. Ma forse lo è già un po'. Lui si diverte a preparare delle strane misture. E forse lo è già un po'. Ha soli 8 anni.
Caro Albert, credo di sapere perché il barone Danglars non sia venuto questa sera in casa vostra e sia venuta invece la baronessa. Interessi diversi. Comunque, al barone, tu potrai parlare domani. Tu, non tuo padre. Si tratta di un tuo problema, Albert. Il tuo matrimonio con la signorina Danglars. È tuo diritto chiarire ogni cosa. Ma aspetta a te di parlare. Grazie, Conte. Lei mi parla come avrei sempre desiderato che facesse mio padre. Mia madre mi dà sì affetto, tanto. Ma parlare con lei, la sua è una vita silenziosa. Andrò io dal barone Danglars, domani. È giusto così. E gli parlerò di Eugenie e di me. Poi mi direi tutto. Intesi? Intesi. Il conte di Montecristo non gradisce nulla stasera in casa Morset. No, contessa. E dice di no anche a me. Non ne posso prendere. La prego di scusarmi. Due passi in giardino. Almeno questo non potrà rifiutarlo. Con piacere. Sia gentile. Il suo braccio. Sa dove la porto? No, signora. Ma non mi oppongo. Laggiù al pergolato. Prenda, conte. Il nostro moscato non è certo paragonabile alle vostre uve di Sicilia. Ma lei sarà indulgente con il nostro povero sole del nord. Mi dice di no? Mi perdoni, signora. Non mangio mai moscato. Questa pesca, allora. Grazie, signora. Davvero sfortunata. Io sono di origine spagnola e c'è un'usanza da noi. Quelli che hanno diviso il pane e il sale sotto lo stesso tetto rimangono amici in eterno. Siamo in Francia, signora. E qua non esiste quest'usanza del pane e del sale. E non ci sono amicizie eterne. Ma noi siamo amici. Vero? Certo. Perché non dovremmo esserlo? Grazie.
Il mio pergolato. È qui che passo le mie giornate. La casa che abitavo da ragazza aveva un lungo pergolato e si vedeva il mare. Le donne del villaggio venivano lì a sedersi e guardavano il mare. Ogni nave che arrivava, le vele gonfie di vento, la gioia ognuna di essere la prima a riconoscere il veliero. Era il marito, il fratello o il promesso che ritornava. Lei ha molto viaggiato per mare, mi dice Albert. Ha molto sofferto nella vita. Sì. Ma ora è felice. Questo dice di me. Chi non sa del contrario. Lei è sposato? Io? Ho visto qualche volta all'opera che lei era in palco con una bellissima fanciulla. È una schiava che ho comprato a Costantinopoli e ne ho fatto mia figlia, non avendo al mondo altre persone da amare. Nessun altro. Chi altro? Per chi altri dovrei vivere? Lei non ha mai amato una donna? Una. Una, sì. Ma un gioco. Un banale e assurdo gioco, come la guerra. Mi ha separato da questa donna. Ho creduto che sapesse attendermi, lei. Sarei arrivato. Vede, penso a quelle donne nel pergolato della sua casa che aspettavano il ritorno del loro uomo. Anch'io per quella donna sarei arrivato dal mare. Un giorno ho fatto ritorno nella mia città. Ho chiesto di lei. Era andata via. Si era presa un marito. Uno qualsiasi. E non l'ha più vista? Sì. E quando l'ha rivista, che cosa ha provato? Disprezzo. Odio. Lo meritava? No. No, disprezzo no. E io non odio nessuno. Lei ama ancora quella donna? L'ho perdonata. E perché? Perché? Mamma! Mamma! Mamma, i signori di Villefort sono venuti a chiamarli. Vogliono salutarti. Sta male la Samerà. Scusami, Mercedes. Sarà un malessere. Sto in pena. Scusami. Vedrai, non sarà nulla, vedrai. Valentin può avere bisogno di te. Ma, Conte. So, Bellani. Raggiungila. Può avere bisogno di te. Ma no, signora, no.
Glielo dice il suo medico. Ma sì, caro Vrignet. Era un incubo. Vero e proprio. Ah, la notte è passata. L'ho vista con i miei occhi. Un'ombra bianca che stava qui. Un'ombra. È rimasta assopita tutto il giorno. Stasera le ho dato la pozione e dopo 10 minuti le è venuta una crisi. L'avesse vista, dottore. Lei ha solo bisogno di riposare. Questa notte dormirà e domani mattina si sentirà molto meglio. Cos'è successo? Nonna, come sta? Cara, tutto è passato. Che brutto momento, sapesse. Non si impressioni, no. È passato. Era la crisi risolutiva. Domattina sarà guarita. Anzi, se permettono, è meglio non affaticarla. Grazie, dottore. Verrò alle 8, signora. A domani. A domani. Buonanotte. No, resta qui con me, Valentina. Come volete, mamma. Perché? Ho saputo che ti sposi dalla cameriera e non da te. Mi vogliono far sposare, nonna. Sposati, Valentino. Tutto il mio io lo lascio a te, lo sai. Se vuoi andare a vivere là, a Marsiglia, con il tuo Franz, Valentin. Ti prego, ho sete. C'è del tè freddo. Portamelo, ho molta sete. E tu? Che fai qui? Edoardo? Vi guardo. Oh, brava, Valentina. Che arsura. Sta qui. Se potessi dormire questa notte. Ecco. Sto meglio. Vorrei vederti felice. Me la fai conoscere. Domani il tuo Franz. Non mi hai detto nulla di lui. Dio, se potessi dormire questa notte. Sai, ho visto ieri notte un'ombra bianca. Entrava
da quella porta. E veniva qui. Allora, io volevo gridare. Ho sete. La bocca. Arsa. Se potessi. Signor Noirtier lavora in camera sua. Subito. Buonanotte. Buonanotte. Vieni! Matti, vieni qui. Come sei bella. Siediti. È meglio, te lo dico subito. È meglio che ti stendi su quella poltrona e riposi qui questa notte. È meglio. Fa come ti dico. Come volete, nonno. Ti domandi il perché, lo capisco. E se poi ti dico che voglio che tu riposi qui non per essere custodito io, il povero vecchio di casa, ma per essere io a vegliare su di te, ti farai chissà quante domande nella tua testolina. Il motivo? Il motivo non puoi immaginarlo. Nonno, se tu hai un motivo, non te lo chiedo neppure. Tanto ho Barrois, il mio cameriere, di là. Se ho bisogno di qualcosa, la forza per chiamare ce l'ho ancora. Tuo padre, ma stenditi pure sulla poltrona, le scomodità di queste case. È stabilito il tuo matrimonio. Tuo padre ne ha parlato anche con me. Ma vuol decidere lui, va bene. Ma te ora voglio fare una precisa domanda, Valentin. Ti piace Pandepinet? Gli vuoi bene? Rispondi francamente, gli vuoi bene? No. Ecco, volevo sapere questo. E ora chiudi i tuoi occhiettini e riposa. Ma tu non credi. Riposa! E la firma del contratto è fissata per sabato? No, no, non amo Franz, non lo voglio sposare. Dormi! E riposa, stenditi bene, devi stare comoda per poter dormire, metti sui piedini. Oh, bravo. Prima bevi questa limonata, un goccio, non tutta. Ecco, ogni giorno un goccio, se per caso mi dimenticassi di fartela bere, ricordatelo tu, ma io non me ne dimentico. E adesso, buonanotte, se ti dà fastidio la luce, perché ho da leggere un libro. No, 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 leggi pure. Ah, vediamo, proviamo la luce.
sei. Accidenti! Mia giuntura è maledetta. No, sete. No, è amara. È la medicina che ti ha fatto il dottore. Ti farà bene. Venga, dottore, venga. Ecco. Signora, eccomi. Mi ha fatto chiamare. Sto tanto male. Avrigni. Lasciateci soli. Noi andiamo, nonna. Sì. Sì. Sta trafficando con le sue vecchie scartoffie. Non vuole essere disturbato. Io scendo in giardino 10 minuti. Se mi cercano. Certo. Sera al ballo, che tu sabato. Valentino, io ti ho fatto subito un'altra domanda. Se eri tu, che volevi? Maximilien, io non amo Franz, amo te, ma sono stanca. Vorresti essere una donna che non sa lottare, che si lascia trascinare dagli altri. Maximilien, mio padre, non vuol sentire ragioni. Io sono libero, guadagno abbastanza e ti giuro che tu sarai mia moglie. Vieni con me, ti porterò da mia sorella. E poi ci sposeremo. No, non parlare. Dimmi che non mi ami, dimmelo. Maximilien, io ti amo, ma non so, è tutto impossibile.
Maximilian, ti amo. Amore, fuggiamo questa sera. Alle 8 sarò qui. Ti aspetterò. Eh? Sì, sarò qui stasera. Sei contento di me? Amore. Signorina Valentin! Signorina Valentin! La signora Semmerin! Presto! A questa sera? Sì, sì, a questa sera. Maximilien. Tua no. Ho saputo. Non posso più venire via con te ora. Sì, dispiace molto anche a me. È morta nel pomeriggio. Ero sola con lei. Mi stringeva la mano. Sorrideva. È morta così. Valentin, mia. Ho parlato a mio nonno, di te e di me. Lui ti aspetta, vuole parlarti. Un momento. Io vado avanti e ti faccio segno se puoi. Che fai? Vado dal nonno. Ah. Stamattina, chi ha dato da bere alla nonna? Io. Va bene. Venga, Bignè. Io voglio prendere. Maximilien, so tutto. Ma non è necessario fuggire. Esistono anche altri modi per sposarsi. Il giorno deve essere felice, il giorno dei matrimoni. Se già lo complicate con i sotterfugi, no, io non vi do il permesso di fuggire. Bisogna pensare altrimenti. C'è un altro modo. Mi batterò a duello con Franz. Ne basta uno di duello. No, eh? Come? Niente. So io. Ma tu non ti batterai. E adesso battene e lascia che ci pensi io. Ma signor Noirtier, io voglio che lei mi dia il permesso. Mia nipote, resta qui. Tu prendi la tua carrozza e sparisci. Credo che non si firmerà bel nulla. È una cosa mia e ti assicuro che vattene e fa quello che ti ho detto. Grazie, signor Martino. Sei ancora lì? No. Da basso. Che succederà se vedono Maximilien? Aspetterà che se ne siano andati, no? Qualcuno aveva interesse alla sua morte? Ma no, Valentin, mia figlia, è la sua unica erede. Non è possibile. Sbaglierò, ma per me la povera signora Semmerin è morta avvelenata. Come? Io terrò per me questi sospetti. Certo. A lei non potevo fare a meno di comunicarli. Ne parleremo domani dopo il funerale. Buonanotte. Buonanotte.
È uscito. Eh? Nonno. Che succederà domani? Me lo faccio togliere! Uffa, ma fa caldo! Me lo faccio togliere! Oh, finalmente! Sua maestà il re, mi onora di esprimerle il profondo dolore della regina e il suo personale per la scomparsa della signora di Semmeran. Ringrazio sua maestà di così squisita cortesia. Abbiamo notato ai funerali la vasta, commossa partecipazione della migliore nobiltà francese. Raramente ho visto cerimonie funebri così imponenti come quella di stamane. A nome della corte del re, desidero presentarle i sensi della nostra commossa partecipazione. Marchese Moret Benoît, ringrazi la corte del re a nome di mia moglie e mio. Signor Villefort, mi pare che il momento... Signor Barone, il momento non è scelto male, come si potrebbe credere. Vorrei ricordarle quanto abbia desiderato la povera signora di Semmeran ed espressamente anche dal suo letto di morte che nulla fosse d'impedimento al matrimonio di sua nipote. Valentine è addolorata per la morte della nonna. Credo non possa pensare adesso ad uno sposo. Valentine avrà soltanto il più vivo desiderio di ubbidire le ultime volontà di sua nonna. Era decisa per oggi la firma del contratto di nozze e il notaio è qui. Allora chiamo i miei testimoni. Signori, perdonate. Che vuoi? Suo padre desidera essere presente. All'ultimo momento mi si devono dire le cose. Anzi, Villefort non mi aveva neanche fatto avvertire. Ah, le mie giunture, scusate. Non sarà cominciato. È la mia unica nipote. Caro, non è cominciato. Notaio? Notaio Deschamps? Che ci fa qui lei? Sono qui per il contratto di nozze. Eh no, che contratto di nozze? Come? Signor Depinay, lei non può sposare mia nipote, stia bene sentire, è per me doloroso, ma poi se restassi zitto io, a parte che farei più male a lei, Franz, che a mia nipote, perché è una cosa che la riguarda, lei dico, ecco, legga, il tempo, l'inchiostro sarà sbiadito, ma legga lei. Estratto del processo verbale della seduta del club bonapartista di via Saint-Jacques del 5 febbraio 1815. Ma è il 5 febbraio, il giorno in cui mio padre è stato assassinato. Piano, dico! Assassinato. Un duello. Un duello? Legga. C'è scritto tutto. Un regolare duello firmato sotto da testimoni. Ecco, tutto preciso. E due sono vivi e possono provare che tutto questo è vero. Con chi? Eh? Chi ha ucciso mio padre? Io. Ora a 10 passi. Pronti, signor Conte. Conte! Silenzio! Sta mirando. Caro Maximiliano, allora sei contento? Franz non sposa più Valentini. Ne ero sicuro. Anzi, lo sapevo già. A 20 passi ora. Meravigliato. Canna corta tedesca. Pronti, signor Conte.
Allora, sapeva del vecchio Noirtier, del suo duello con il padre di Franz? A 30 passi. Lo sapeva, Maximiliano. Ho qualche rapporto con Noirtier. Ed ammetterai che il motivo... Canna lunga americana. Pronti, signor Conte. La sua mira è prodigiosa, Conte. Non direi. Un bersaglio è stato soltanto scheggiato. Un duello con lei sarebbe un vero suicidio. Ragione per cui andrebbe del tutto sconsigliato.